fronte di guerra. E oggi doveva essere qui in questa sede con noi Khaled Fouad Alam, grande sociologo, saggista e scrittore. E purtroppo è mancato poco più di un mese fa. E un amico che condivideva idealmente e perciò si era estremamente entusiasmato al tema, condivideva idealmente questi assunti umani, questa posizione estremamente umana e partecipe anche della vicenda di più comunità, più etnie, più popoli, più culture, più religioni. Fouad Alam, che ho voluto ricordare oggi assieme al professor Piergiorgio Gabassi, che è stato la persona che 30 anni fa, quando Fouad era venuto in Italia, a Trieste, non era ancora noto e aveva certe difficoltà, lo introdusse nell'ambiente accademico e da lì nacque un'amicizia strana che continuò fino alla morte di Fouad. Quello che vorrei ricordare in questo senso, proprio agganciandomi anche alla figura di Paolo Caccia Dominioni, è appunto questa apertura a più culture che convivevano in tutte le circostanze che Fouad frequentava e che lui favoriva in tutti i modi. Prime fra tutte il suo privato, la sua casa, che era sempre frequentata da amici, molti amici, lui aveva molti amici ebrei, amici polacchi, argentini, sloveni, ed era veramente una sorta di microcosmo d'eccezione, questa sua bella casa cristiana. Com'è nata questa amicizia fra te e Fouad? Ci fu un'occasione di vita, direi quasi familiare, no? Perché lui cercava un po' l'afflato dolce di una famiglia, per cui io ovviamente venne a casa mia e ricordo che guardava, incuriosito come un bambino, un tavolo e gli dissi: "Ma ti piace? È molto bello, no?" Questa cadenza un po' francese che non ha mai perso, e gli ho detto: "Prendilo." E lui mi guarda, fece una risata, mi aveva stupito perché si ritrasse, come a dire: "Ma no, dai, non posso accettare che tu ti privi di questo genere." "Ma no, qua, prendi." Insomma, si portò a casa questo tavolo e qualche mese fa mi disse: "Ma sai che ce l'ho ancora?" E a me fece molto piacere perché è quasi una novella, quasi il segno di un'amicizia che era nata sulle basi, diciamo, di un tavolo. Un tavolo che può essere considerato un simbolo. E Fouad ha scritto anche dei libri che possono considerarsi un po' delle pietre miliari nel rapporto tra Oriente e Occidente. Per esempio, Lettera a un kamikaze, La solitudine dell'Occidente, L'Islam spiegato ai jihadisti e ultimo Il jihadista della porta accanto, che ha avuto, come sapete, anche una riedizione in funzione di quel tragico evento, la settimanale Charlie Hebdo, no? E secondo te, fra le sue scritture, fra i suoi libri, qual è stato il più drastico, il più interessante, il più... Ci sono cose degli anni 90 molto interessanti, molto belle, ma indubbiamente nel jihadista della porta accanto si sente la maturità di pensiero, mentre ascriverei la sua, diciamo, alla dimensione lirica, poetica, lo scritto Lettera a un kamikaze, un libricino fresco, acide, ma fortemente penetrante. È più di poesia che di pensiero, di emozione più che di pensiero. Mentre pensiero,
lo si sente nella regia mista della volta accanto, dove espone questi temi con una forza sintetica straordinaria. Forza sintetica vuol dire riuscire a dire in poche, pochissime proposizioni il pensiero in modo semplice. Ecco, io avevo letto molte cose da Giard, ma lui la spiega, si veste in una piccola e grande Giard, voi prendete un giornalista da porta accanto e lì capite, trovate tutto. Così come questo problema delle separazioni, delle dicotomie, della lotta che si insinua laddove l'alterità è negata, non è più tutta l'alterità. Ma lui si parlava mai di, d'amore? Eh sì, sì. Vorrei dire alcune volte anche purtroppo, perché in modo sofferto, soprattutto negli ultimi tempi, e ovviamente come sempre noi maledettamente facciamo, ascoltiamo, no? Noi, riferisco a quella parte di psicologi che non hanno la presunzione di avere la verità in tasca e di dire subito che cosa vogliono fare. L'ho sempre ascoltato e ho cercato di accogliere anche il suo dolore, il suo turbamento in modo pacato. Pacato come pacati erano i toni. Devo dire, ultimamente io l'ho visto meno sereno, meno triste, più preoccupato, più travagliato di un tempo. Sì, perché ci sono state varie fasi. La fase politica ha avuto le sue contraddizioni in una personalità come Fuato, perché il mondo politico che Fuato doveva frequentare a Roma non era certo sintonico alle sue dolcezze e quindi ha lasciato indubbiamente il segno dell'esperienza, perché è un'esperienza cruda, anche se lui aveva frequentato persone dolci, no? Comunque gli voleva molto bene, Rutelli gli voleva molto bene, tanti altri che adesso non citano, lo stesso Fini, no? Posizioni diverse dal punto di vista, se non ideologico, almeno ideale, cioè questa autenticità ideale che si sente nella lettura della giornalista della porta accanto, dove lui non vuole un Islam violento, non vuole un Islam di scrittura, e dove lui vuole insegnare l'Islam moderato al leghista come, no? Come anche a chi magari non ha questi stereotipi negativi, ma che non la sa completamente su queste cose. E dunque, se voi andavate a casa sua e qualcuno di voi dei presenti lo è stato, questa casa era completamente, intanto arredata con libri, oggetti, mobili antichi, mobili moderni, eccetera, ma c'erano molti quadri, stampe, scelti, lui ti raccontava la storia di quasi tutti, anche con questo fair play, cioè con questo modo non mondano ma profondo, nello stesso tempo leggero, che contraddistingueva il suo modo di rivolgersi a chi lo circondava e anche ai suoi ospiti. E per esempio, e lui ne era molto fiero, aveva delle opere di Leonor Fini, che lui aveva acquistato, credo, a Parigi, e lui insomma voleva addirittura anche coinvolgermi in una pubblicazione di queste opere. Ecco, amava l'arte, amava la bellezza, proprio la bellezza pura, e nell'amare l'arte e la bellezza amava anche la cucina, ed era un poco sopraffino, che ci ha intrattenuti in questa bella casa più volte a tavola, con molta generosità, con molta apertura, e poi, come accennavo prima, tutti erano ospiti graditi, e sì, veramente in questa Trieste multietnica
tecnica, lì c'era proprio una sorta di, si formava una sorta di microcosmo multietnico, perché gli amici polacchi, gli amici argentini, gli amici spagnoli, gli amici sloveni formavano proprio un mix di gioia. Ho già ricordato che nel 2007 fu antesignato tre corse per Voglio, nel ricordare che abbiamo bisogno di fondi. Credo sia proprio nella lettera un kamikaze dove appunto ricorda quanto importante sia la creazione attraverso la forza, la magia del pensiero, di ponti fra le persone, ponti verso le pluralità etniche, le diversità etniche, diciamo le pluralità, no? E ponti verso l'arte, ponti verso la cucina, perché è un mezzo per, cioè è un luogo dove condividi la cucina fisica e il mangiato. Ecco. Chiudiamo parlando di Fuad e il concetto di morte, il concetto della fine della vita. Ah, lui aveva piena consapevolezza della ineluttabilità del suo male e anche della progressione ormai del suo disagio fisico. Forse in modo irriverente ho scritto quel ricordo sul titolo che portava, cosa ho scritto, ci stato la sua stampella, ma in modo che spero non sia stato letto come irriverente e affettuoso. Quella stampella, scritto, sembrava la protesi non solo al piede amputato, ma alla sua stessa esistenza, così incerta, così strana, così fatale nell'epilogo triste che tutti conosciamo. C'era la consapevolezza di una possibilità fatale, così come in lui c'era la paura di cui mi aveva parlato, anche per ragioni che non posso rendere pubbliche, di essere oggetto di una violenza, no? Che per una persona non violenta subire la violenza è una cosa terribile, perché esistono persone violente che alla violenza sanno rispondere in modo violento, più o meno violento, eccetera. Ma chi non è violento, intrinsecamente pacifico, uomo di pace, subire la violenza ha, come dire, un potenziale di disagio estremamente superiore. Ecco, io penso che Fuad temesse proprio di essere oggetto di una violenza fisica, agita nei suoi confronti, che credo non avrebbe mai fatto male, come si dice, a una mosca. Ripassiamo all'arte. Io vi vorrei far vedere, perché questa è una cosa del tutto inedita, salvo per i pochi che sono stati presenti a Trieste o a Venezia. Fuad un giorno entra in una galleria d'arte, vede un quadro di Serena George Breuer che rappresenta un albero e una fanciulla, e ricorda l'albero che stava fuori dalla finestra della stanza della sua amatissima figlia, la bellissima figlia Dunia, e acquista questo quadro. E su questo quadro scrive una favola che io ho fatto rappresentare da due attori in occasione di una mostra a Venezia di quest'artista, e poi lui stesso ha commentato, era il 6 aprile, ha commentato le opere di quest'artista, e quindi come uno degli ultimi documenti vogliono, che lo riguardano, lo vorrei far vedere. Volevo solo fare una domanda ad Allama. Cos'è che ti ha colpito in particolare dell'avventura di Serena? Ma l'aspetto onirico, ma soprattutto che distante nel momento nel quale guardava il suo quadro in una mostra a Trieste, subito mi è venuto in mente la famosa fotografia che fece mia figlia
di un albero a casa mia, dove non ci sono più, comunque è un albero centenario e questa foto era molto particolare, era un sogno, non era una fotografia. E ho visto che c'era una relazione pazzesca, talvolta gli oggetti creativi hanno un linguaggio molto nascosto e si possono parlare senza almeno conoscersi a distanza di chilometri, di anni, anche di culture, perché certo non sono la stessa cultura della nostra amica Beatrice, però questo linguaggio molto sottile, molto silenzioso, scusate, c'è stato e mi è venuto così. Io scrivo anche, chi mi segue un po', c'è stato un periodo sulle 24 ore, scrivo delle favole per i bambini perché mi avevano chiesto, però mi è venuta questa idea qua e così mi sono messo a scrivere. Non ero ancora arrivato, però pensando a quell'immagine del quadro mi aveva veramente colpito. E non è soltanto un sogno, è un sogno, diciamo, un punto di partenza anche per una riflessione, cioè la favola non è soltanto una favola per bambini, ma in un certo senso cerca di profetizzare delle problematiche che possono essere attuali, passate. Questo è molto importante. Spero soltanto che sia l'inizio, perché un'altra pittura della nostra amica è molto particolare, non è una pittura naive per nulla, ma è pieno di sogni, di pensieri molto nascosti, come agli orientali piace molto, le cose che non si vedono direttamente, apparentemente, ma che si leggono sotto sotto, perché ci vuole una dose di riflessione, di tempo, di sensibilità. E spero che sia l'inizio per un futuro libro di favole per piccoli e grandi, come diceva Tanta, da 7 a 77 anni, con le sue meravigliose pitture che ci aiutano a volare e a vibrare. Bene, che dire, io ho conosciuto bene Fuad, ho avuto l'opportunità di stare assieme a lei un po' di tempo, un po' di anni. E quando l'ho conosciuto all'inizio pensavo fosse un po' narcisista, forse come lui diceva lo era, no? Che lui voleva essere il migliore praticamente nel suo, ed era intelligente, riusciva a fare, però lui riusciva anche a dividersi in questo modo, no? Per esempio a fare una conferenza davanti a 600 persone e magari essere emotivamente distrutto e anche sentirsi male per il diabete, no? Riusciva anche a fare questa divisione, la tachia, no? Che nessuno poteva immaginare che restesse così. E poi portare fino alla morte le sue idee, perché alla fine non era tanto narcisista, era veramente che anche lui voleva portare la sua convinzione della multiculturalità, che non è solo una città multietnica, un mondo multietnico, quello che lui voleva portare avanti, se no multiculturale, dove le culture si integrano. E io devo dire che quando lui era a casa, era tranquillo e rifletteva e si chiacchierava, era angosciato per questo dell'ISIS. Non era una posizione così, quando arrivava il momento che lo intervistavano o andava a parlare in TV, era veramente angosciato. E mi ricordo il giorno che mi detto, si è istituito il califfato, era disperato. Va bene, allora io vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, forse il nostro esegeta vi ricordo che la mostra continua fino al 24 di agosto e che il prossimo appuntamento sarà per giovedì 6 agosto alle ore 18 e ci sarà il curatore della parte storica della mostra, l'ammiraglio Ferdinando Sanfelice di Monteforte, che ci parlerà della figura di Paolo Caccia Dominioni. E ricordo che Sanfelice è stato rappresentante dell'Italia presso i comitati NATO e all'Unione Europea ed è docente in diverse università italiane, comprese Scienze Diplomatiche a Gorizia. Grazie per l'attenzione e arrivederci a presto. Grazie.